Sono tornata con un nuovo video e questa volta vorrei parlarvi un po' della postazione fasciatoio pannolino per quando cambio Chloe o comunque dove tengo i suoi prodottini. E niente, spero che questo genere di video possa esservi utile e nulla, iniziamo subito. Allora, io ho il fasciatoio in bagno ed è questo qua, è arancione della Brevi. No, della Cam, scusate. È arancione della Cam. Ed è fatto appunto in questo modo. Qua si apre e c'è la vaschetta. Io ho messo nella parte qua sopra questo qua che si porta di solito quando si esce ed è quello imbottito per cambiare i bambini. Io lo metto sempre sotto e comunque una base più morbida. E poi metto un quadrotto di questi qua. Così, e qua ho messo questa tovaglietta qua per magari quando la mattina gli lavo il viso l'asciugo con questa. In questa parte ci sono questi tre scompartimenti dove tengo i pannolini. Io uso questi qua Trudy, ne ho provate varie marche, ma questa qua è l'unica che mi soddisfa. Poi le salviette, io uso queste Kiko, ma penso che appena finisco non le ricomprerò più. Infatti ho fatto una scorta del, diciamo, ne ho comprato due dell'Umana, adesso vi faccio vedere. E poi qua tengo sempre una crema per il culetto, una pomatina per il culetto. E questa qua è nella pasta produttiva, quella naturale, estratti naturali. Ho preso questa, è all'aloe, olio di mandorla, calendula e camomilla. E diciamo che l'adoro proprio. Vabbè, e qua ho altri pannolini. Quando io cambio Chloe, metto la testa da questa parte, il corpo da questa parte, io mi metto per così, per cambiarla. Poi abbiamo questa parte di sotto, dove c'è questo appunto cestino porta cosini, insomma, dove io ho messo due pacchi di salviettine. In realtà ne ho altri due, ma ce li ho tipo nei borsoni che sono già pronti in caso dovessi uscire, quindi li tengo sempre nel borsone. Ho questi due. Poi ho una scorta di pannolini Trudy. L'altro giorno ho comprato questi qua, le Huggies Baby, li ho provati, ma no, non mi piacciono, bozzati proprio. Devo dire che sono molto carini, vi faccio vedere uno. Sono molto carini, però non mantengono. E questi qua sono della nuova linea che è uscita adesso. Siccome hanno questo strato qua azzurro, che dice che contiene di più, però in realtà non contiene, in accidenti l'ho trovata tutta bagnata. Vabbè, mettiamo qua, insomma. E poi mia nonna mi aveva portati questi qua della Despar con degli Looney Tunes, anche questi qua. Vabbè, adesso ci hanno stampato gli Looney Tunes. Però diciamo che sono risultati piccoli, risultano molto più piccoli, anche se sono 4-9 kg, Chloe 7 kg, ma risultano piccoli, cioè non li si attaccano, non so perché. Poi qua ho tutti i bagnoschiuma e shampoo. Io uso questo all'avena, perché me l'ha consigliato la pediatra, visto che a Chloe, questi qua della Kiko, della quale io avevo fatto la scorta prima che nascesse, questi qua della Kiko gli fanno irritazione alla cute o alla pelle, quindi per adesso non li sto utilizzando. Questo qua è nuovo e anche questo, ho utilizzato questo qua pochissime volte in ospedale, quindi nulla di che. Poi qua ho queste bacinelle, si chiamano bacilli, che di solito fanno portare qua in ospedale, e io ne avevo comprato due, uno per me e uno per Chloe. E diciamo che li utilizzo sempre perché comunque la lavo 3-4 volte a settimana e restante volte la lavo col bacile e vabbè, è lo stesso, cioè mica posso, quando vado di fretta la lavo col bacile e basta, quindi riempio quello e la lavo. Poi di qua abbiamo questo porta cosini qua di Hello Kitty che io ho appeso alla parete. Qua, in questo repartimento di sopra, c'è stato questi Hello Kitty qua, ho messo una spugnetta,
Poi c'è, vabbè, il sugo gialla che è mio, non so che cosa c'ho qua, va bene. Poi ci ho messo un'altra spugnetta di questo qua che si infila la manina. E io uso questa per il culetto e questa qua per il viso. E ne ho un'altra dentro il bagnetto. Poi c'ho il baby gella che mi hanno dato dentro, diciamo, come campioncino in ospedale, quando è nata Chloe, però non l'ho ancora usato. Poi in quest'altro scompartimento qua, che è singolo, ce ne sono due vicino, c'ho tutte le creme Neborotalchi. C'ho questa qua, che è la, diciamo, una pasta protettiva della Mustela. Poi c'ho questa qua, che è la pasta protettiva emolliante della Nivea, che è molto densa, cioè non riesco bene a stenderla sul culetto. Poi c'è la Fiston in polvere qua, la il burotalco, anche se lo uso pochissime volte perché non mi piace usare il burotalco. Poi cos'altro c'è? Vediamo. Questo ve l'ho detto. Vabbè, diciamo che qua tengo tutte le creme di culetto e il burotalco. In questo compartimento qua c'ho tutte le sue cosine per capelli. E c'è questa spazzolina qua, quest'altra qua che è più morbida, come setole, invece queste qua un pochettino più rigide. Poi c'è il peccino. E poi oggi gli ho comprato queste mollettine qua per i capelli. Anche se per adesso queste qua gli cadono, perché ho i capelli molto fini. E poi gli ho comprato, aspettate, vediamo se le trovo, ho messo questo bambadabà. Queste qua, che uno ce l'ha messo, aspettate, e queste qua, essendo più piccoline, riescono a starle messe. Sono veramente carine, ci sono stampati questi cagnolini, Happy Time, diciamo che l'avrei preferito con un fiocchettino, però va bene lo stesso. E questo qua è il reparto capelli. Poi qua abbiamo un'altra pasta protettiva che mi ha portato mia nonna, della Fissa. Poi c'è, vediamo cosa c'è qua. E poi abbiamo questa qua della Mustela, che è per il viso, penso, face cream. Me l'ha data mia zia, ed è per il viso praticamente. E poi in questo repartino qua, vabbè, il profumo grosso della Chicco, che è veramente bellissimo. Questo olio Baby Johnson, ma che più che altro uso io, non lo uso su di lei perché non lo so, non mi piacciono gli inci, quindi preferisco usarli su di me. Ciao, sì, sono tutta curvi, va bene. Oggi ho fatto di nuovo lo scignone a cipolla e niente, questa qua è, diciamo, sono dove tengo gli oggetti, il fasciatoio. Spero vi sia utile. Ci vediamo al prossimo video.